Olè. Ciao ragazzi, benvenuti in questo super nuovo video. E dato che oggi è giovedì, benvenuti in questo super nuovo video, raga, extra della settimana, in cui vi recensisco, raga, una coppia di mazzi che è una bomba. Non sono standard, mi sono arrivati direttamente dalle mani di Solo Magia. Sì, mi pare che Solo Magia. E ce li ho qua. Ce li ho qui, sì. Non pensate male, ma ce li ho. Sono in questo scatolone qui. Solo Magia, more power in your hands. Quindi raga, direi, bisturi alla mano, andiamo subito a spacchettare quello che c'è qua dentro, raga, che secondo me sono le migliori carte di questo periodo. E forse anche che ho portato oltre alle carte di Card Mafia. Quindi questo video deve super andare in alto. Quindi like ora, commentate e condividete, raga. Partiamo subito. Bene raga, quindi direi di mettere via queste carte, che tra l'altro guardate quanto cavolo riflettono luce, un casino. Vabbè, raga, ve le straconsiglio, tra l'altro anche perché sono standard e le figure sono bellissime, ma ve ne parlerò in un altro video. Beh, le metto proprio via, che così abbiamo proprio solamente questa cosa importante. Bisturi alla mano, raga, innanzitutto Solo Magia, ok, more power in your hands, come ho detto nella intro. Bellissimo packaging e cominciamo a spacchettare. Raga, fatemi sapere se vi piace, che ho messo anche uno sfondo di una colorazione azzurrina qua, quindi ci può stare. Ok, via questo e cominciamo ad andare. Partiamo dal centro senza tagliarci. Poi, ok, così. Ok, non tagliatevi voi a casa. Ok, voilà, via bisturi. Ok, carta che non ce ne frega. Thanks for your order. Solo Magia, grazie. Wow, raga, porca. E vabbè, questo qua non ve lo faccio vedere, perché ovviamente il codice per avere il 12% di sconto. Mamma mia. Ok, via. Mamma mia, perché io già intravedo i disegni, raga, non so se voi li intravedete. Ok, scotch. Mamma mia. Ok, questo si fa. Ups, ho distrutto lo sfondo. Ok, madonna, raga, tra l'altro, perché queste non scoppiano? No, non scoppia. Vabbè, questo può andare via. Questo è distrutto. Vabbè, raga, commentiamo il packaging prima di aprirla. Ma quanto è bello! Allora, innanzitutto, cosa ho preso? Perché commentiamo un attimo, però anche vi dico cosa ho preso. Queste qua, raga, sono le carte dei Maya. Dei Maya? Sì, dei Maya. Io adesso non vi sto a raccontare bene chi sono i Maya, vi metterò una descrizione da qualche parte qui in sovraimpressione, perché non so benissimo cosa sia, ovvero, boh, adesso cerco di raccontarvi qualcosa. Bene, ok raga, mi sono un attimo informato e, boh, praticamente i Maya chi erano? Erano questa civiltà che si era insediata in Mesoamerica, ed era una civiltà molto nota per l'architettura e tante altre cose, ok? Per l'arte e... Insomma, poi i Maya, si diceva tanto che i Maya prevedevano la fine del mondo, no? No, non so cosa abbia a fare questo con delle carte, però insomma ci avranno fatto qualcosa. Raga, andiamo subito a spacchettare, perché alla fine, cioè, siamo qua per questo. Siamo qua per spacchettare queste fantastiche carte, ok? E per commentarle insieme. Innanzitutto bellissima la scatolina, raga. Stupenda. Veramente... bella, bella, bella. Qua abbiamo questa luna, tutto in rilievo, eh. Qua abbiamo questa luna con questa... questo non so cosa potrebbe essere, raga. Ok, e qua dietro abbiamo il sole. Beh, luna e sole, quindi. Perché forse i Maya sono da una parte dark e dall'altra sun. Infatti mi sa che queste carte si chiamano The Sun and the Moon. Quindi ci può stare.
Qua abbiamo tutti i segni, ma guardate che belle, raga. Ma sono stupende. Poi una specie di V. Qua abbiamo questa faccia un pochino pazzerella, che mi fa un po' impressione vederla così. E vediamo come si aprono. Ok, stavo già aprendo dalla parte sbagliata. Li apriamo, raga. 3, 2, e... Mamma mia. Ok, copriamo i disegni. Già qua, raga, sto volando. Thank you for support. Due to the material, if the air is too dry, there may be white marks on the black outer box. Ok. Bacon Playing Cards. Sarà l'azienda, la Bacon. Quindi non sono state prodotte da USPCC. Raga, cioè, guardate che roba. Ma sono stupende. Ok, qua tra l'altro riflettono tantissimo la luce. Ok, vediamo se abbiamo qualcos'altro. Non si alza. Ok, no. Bella la scatolina, però. Molto bella, questa ovviamente. La si conserva. Ok, vediamo da chi sono state fatte. Produced and distributed by Bacon. Ok. Dalla Bacon. Queste sono le Sun, queste sono le Moon. Vabbè, fin qua ci arriviamo. Raga, cosa facciamo? Le apriamo? Siamo qui? Boh, queste le apriamo dopo. Le chiudo un attimo e le metto qua. Raga, apriamo sto capolavoro. Ok. Ci sarà come sempre un... Oh, eccolo qua. Partiamo con le Sun. Un po' di ASMR. Ok. Raga. Wow. Stupende. Lasciando stare che secondo me questa qua è una... raga, tantissima roba. Questa è un pre-scatolina, stupende. Tutto in rilievo, tutto. Ogni singola roba che sto toccando è in rilievo. Ok. Qua se volete leggere. Distributed by Bacon, bla bla bla. Abbiamo un materiale che è il finish. Raga, tanta roba. Stupende. Bellissimi questi disegnetti qua. Partiamo. Oppa. Commentate. Adesso qua sotto. Secondo voi c'è il sigillo, sì o no? Secondo me no. Esatto, non c'è. Raga, tutto in rilievo. Tutto. Sto sole è troppo in rilievo. Sembra tipo... cioè, quello stampo col sangue finto, no? Raga, non so dove sono i dorsi, quindi non me li voglio spoilerare. Ok, quindi secondo me di qua. Quindi li apro qui, eh. Davanti a voi. Ecco qua i dorsi. No, dove sono i dorsi? Raga, non so dove sono i dorsi. Ok, sono dall'altra parte. Abbiamo una carta che è completamente piegata. Raga, sta carta mi è arrivata piegatissima. Guardate contro luce. Ok, questa cosa non mi piace. Non so se l'ho piegata io. Ups. Aprendo le carte, ma non penso. Mi è arrivata piegatissima. Boh, vabbè. Bellissime. Guardate che roba. Joker con il sole. Asso con scritto Chichen Itza. Io c'ho il rompicapo di Chichen Itza. L'abbiamo visto? Due di picche. Tre. Sempre con questo asso in centro non mi piace tantissimo. Guardate dove hanno messo i simboli. 1, 2, 3 e 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bellissimo il Jack, stupendo. Con questo guerriero con l'arco. Bellissima la donna, stupende. Il re fa un po' paura. Asso di cuori. Ah, bello. Asso di picche ci cenizza. Asso di cuori, tipo un teschio dentro di un tipo, sembra tipo uno scheletro e l'asso. Beh, secondo me sono tutte simili. Bellissimo. Jack di cuori. Donna di cuori. Re di cuori. Asso di fiori, bellissimo. Ah, ok. Il seme si ripete su tutti i numeri. Beh, le cose belle, raga, sono le figure. Cioè, guardate le figure. Dopo commentiamo le donne, perché voglio scegliere la donna più bella. Questo re è veramente bruttissimo. Asso di quadri, vediamo le figure qui. Jack di quadri.
donna di quadri. Adesso commentiamo, Re di quadri. E già. E bella. Bella questa. Questa è per fare una magia. Secondo me questo qua è lo spoiler del dorso di quelle altre. O forse no. Forse sì. Ok. Qualità. Ok. Non mi lamento. Non è plasticosa. Non è per niente plasticosa. È un finish molto bello, raga. Beh, ventagli da urlo. Mescoliamole un po'. Diamo i ventagli. No, no, stupende. Guardate che roba. Stupende, raga. Vediamo se vi riesco a fare questo. Perché di solito con queste carte qua è figo fare questa cosa che sto per fare. Voilà. Aspettate che la voglio fare veramente bene. 1, 2, 3. Non è venuta proprio come volevo, ma ci provo. Ok, una cosa di questo genere qua. Guardate che belle. Ok. Ok, andiamo a commentare le figure. Quindi sta carta che è un doppio dorso. Cioè io questa, raga, la butto. Cioè mi è arrivata completamente piegata. È assurdo. Vabbè. Questi sono i Jokers. Jolly Jokers. Ok, che per esempio mi aiutano a ritrovare una carta. Guardate, come sempre, tutti i Joker. Con queste carte sarà molto difficile. Ok, però guardate. Così, Per esempio. Ok, carta doppio dorso fatta così, ci sta. Ok, commentiamo le donne. Volevo cercare di vedere qual era la donna più bella. Dopo apriamo quelle altre, però quelle altre andremo molto veloci perché, insomma, abbiamo capito come sono. Saranno uguali, ma dell'altro colore, secondo me. Ho perso una donna. Una, due, tre. Dov'è la quarta? Ho perso una donna. Eccola. Secondo voi, raga, qual è la donna più bella fra queste? Qual è? Aspetta che ve le metto in un display abbastanza. Qual è la più bella? Secondo me, raga, questa. La donna di quadri. Secondo me questa è la donna più bella. Adesso vediamo subito se le altre carte sono completamente identiche. No, però sono bellissime. Concentriamoci un attimo sul dorso che non l'ho visto. Anche qua ci sono tipo dei segni. Ma io tipo le chiamerei le carte degli egiziani, raga. Però stupende. Veramente belle. Ok, direi di mettere via queste. Così. Se rientro nella loro scatola. Ah, raga. Perché qua c'è un scritto un pass 02? Non ho idea. Magari sono famose. Ok, e le rimettiamo nella loro scatolina e le lasciamo. Commentiamo le blu, raga. Andiamo a vedere le blu. Che vedevo di? Ok. Andiamo. Ok. Un po' di ASMR. Partiamo. Beh, bellissime anche queste. Ok. Quindi avremo. Guardate che bello, se faccio così tipo viene un... Guarda che figo, viene tipo l'onda. Bello, ok. Andiamo. Luna. Ok. Guardate che belle. Proprio belle belle. Stupende. Poi tra l'altro con la luce azzurrina che ho qui ho fatto veramente... meglio. Scusate raga, mi è suonato il campanello. Ok, scusatemi per l'interruzione. Stavo dicendo, per l'appunto, bellissimo questa luna sempre in rilievo. Ok. Forse mi piacciono di più queste blu perché sembrano più estive. Bon, partiamo subito. Stesso identico dorso di quelle altre. Cioè, non è questa gaffa, vero? No, secondo me sarà tipo che ci sarà una carta extra. Infatti. Ah, belle. No, no, mi piacciono di più queste. Ok, sono identiche, raga. Joker, identiche, solamente che... No, vabbè, stupende. Mi piacciono molto di più azzurre, raga. Tutta la vita, sono tutte uguali, tutte uguali, tutte uguali. Identiche. Identiche. No, no, mi piacciono molto di più blu, raga. Fatemi sapere anche la vostra nei commenti. Ma tutta la vita. Ok.
tutta la vita blu. Mettiamo via le carte extra. Guardate qua. Diciamo che alla prima apertura, raga, sembrano tanto plastica, eh. Però poi alla fin fine è tela. È tela, è tela. E adesso sono qua, sono andate molto bene. Opa, tutte. Tutte incastrate. Raga, guardate che roba. C'è una carta in più? No, ok. Guardate che roba. Stupende. Vediamo. Opa. Tra l'altro, raga, ho fatto un miscuglio. Riffle shuffle. E ho invertito completamente i colori. Ok. Bene. Mescoliamo tutto. Tagliamo. Mescoliamo tutto. Comunque, all'interno di questo cerchio, adesso vi faccio vedere, sembra di avere un... come si chiama questo in mezzo? Tipo un timone. No, ma veramente stupende, eh? Cioè, niente da dire. Cioè, diciamo che anche quando si fa tipo un dribble, non cascano morbide. Cioè, sembra tipo plastica. Però ha una plastica di una buona qualità. Cioè, tipo, se fossero plastica plastica, raga, dopo tre miscugli, sto ventaglio qua non ti viene neanche se ci metti l'olio. Però, raga, veramente proprio stupende. Non da utilizzare in pubblico, assolutamente no. Perché cosa capite da qui? Cioè, se io vi faccio tipo un change, no? Tipo vi dico che qua c'è il 6 di... cos'è questo? Fiori, sì. Ok. E vi faccio questo. Sì, ok, adesso si è visto, però... insomma, boh. Però potrebbe essere bello per dire tipo, guarda, qua c'abbiamo un 2 che te lo metto qua. C'abbiamo un 2 che te lo metto qua. Un 2 che te lo metto qua. Quindi per fare certi effetti anche ci stanno, però è... cioè, queste qua sono collezione, da avere... per farci il video, per farle vedere ai tuoi amici e boh. Raga, stupende, fatemi sapere qual è il vostro colore preferito. Me, sinceramente, blu tutta la vita, ma sarà perche sono più estivo. Gli altri, boh, Dio, anche il sole è tipo un simbolo estivo. Raga, ho già piegato tutta la... ok, la scatolina non è fatta di tantissima alta qualità, eh. Cioè, è proprio cartone cartone. Forse plastica barra cartone, eccola. Le scatoline le potevano fare un pochino di una qualità un po' migliore. Io, raga, sto perdendo la voce e non so più che dire. Fatemi sapere veramente qual è quella che vi è più piaciuta. Io le rimetto nella scatolina. Come tutto è cominciato. E chiudiamo. Bene, ragazzi, queste sono le carte di oggi. Spero che vi siano piaciute. Mi raccomando, lasciate like, condividete, commentate, fate quello che volete. Veramente molto belle, raga. Veramente stupende. Le lascerò là nel mio ripiano. E, raga, il packaging era veramente... cioè, stupendo. Io non ho mai visto una roba del genere. Poi, tralasciando stare il design, proprio il tutto. Cioè, veramente proprio belle belle. Cioè, le ho viste e ho detto subito, subito. Perché io voglio recensire tutto. Raga, spero che questi format vi piacciono, perché, insomma, sto recensendo... non so parlare. Sto recensendo... sì, ho detto giusto. Sto recensendo... sì? Un sacco di mazzi particolari. Cioè, quelle dei Lego, raga, sono andate stravirale quel video, tra virgolette. Poi lasciamo perdere negli shorts. Però, comunque, guardate queste anche che belle. Queste, scusate. Queste sono le B-Metal. Sì? Queste sono le B-Metal. Stupende. Comunque, sì, veramente, raga, sto portando un sacco di recensioni, rompicapi della Madonna. E tutorial sto riprendendo, insomma. Raga, cosa fate? Iscrivetevi e godetevi la magia. Raga, vi voglio un sacco di bene, sto parlando troppo. Ci vediamo ad un prossimo tutorial, perché sì, dopo di questo ci sarà un tutorial, probabilmente. Quindi non perdetevi il prossimo video iscrivendovi e attivando la campanella. Ciao, ragazzi.